Salve, tutorial di chiacchierino con le navette. Questo tutorial, sempre nell'ambito del discorso degli elementi decorativi all'interno dei cerchi, andiamo a vedere questa situazione. Un fiore, quindi una serie di cerchi collegati tra loro che al centro hanno un cristallo o insomma una perla, quello che preferite. Andiamo subito a iniziare. Allora, ho già caricato le navette. Adesso facciamo il primo cerchio che ha la solita struttura. 5 nodi, un pippiolino, 3 nodi, un pippiolino, 3 nodi, un pippiolino, 5 nodi e chiudiamo il cerchio. E poi andiamo a inserire subito il cristallo con l'ausilio del solito strumento che abbiamo già visto precedentemente, la nostra attache. Vedremo poi come si effettua la manovra. Quindi iniziamo a elaborare il primo gruppo di 5 doppi nodi. 1, 5. Facciamo il primo pippiolino strutturale che servirà all'ancoraggio dell'ultimo cerchio che andremo poi a completare alla fine della margherita e poi proseguiamo con la parte alta del nostro cerchio con il primo gruppo di 3 doppi nodi. 1, 2 e 3. Poi facciamo il nostro pippiolino apicale, questo qui. E poi di nuovo il secondo gruppo di 3 doppi nodi per completare la parte alta del cerchio, quindi 1, 2 e 3. Poi diamo filo alla lavorazione. Dobbiamo fare il prossimo pippiolino che sarà quello di ancoraggio al cerchio adiacente. E l'ultimo gruppo di 5 doppi nodi, 1 e 5. Ora chiudiamo il cerchio nel modo consueto. Tiriamo bene il filo, sistemiamo i nodi in modo tale che risultino ben organizzate all'interno del nostro cerchio e poi inseriamo il cristallo. Allora, prendiamo il nostro filo con ago da perlinatrici, quelli sottili che ci aiutano a superare questa manovra. Prendiamo il cristallo, afferriamolo tra l'indice e il pollice della mano sinistra e passiamolo al di sotto del filo di lavorazione. Poi di nuovo una seconda volta all'interno del cristallo. Tiriamo il filo di nylon e passiamo il nostro cristallo dal filo di nylon alla nostra cappiolina di cotone. Dopodiché eliminiamo il filo di nylon che ha terminato la sua funzione. Ottenuta questa cappiolina, inseriamoci l'attache. Come del resto abbiamo già visto, e ridimensioniamo la cappiolina al di sotto della base del cristallo tirando il filo di lavorazione. Ecco, come vedete, il cristallo è già nella sua posizione. Ora dobbiamo vedete che il filo è comunque rimasto alla base del cerchio precedente e quindi ci permette di fare il prossimo cerchio nel modo consueto. Lo vediamo per evitare dubbi, eventuali dubbi. Allora, facciamo il primo gruppo di 5 doppi nodi e attacchiamo bene il primo mezzo nodo alla base del cerchio, tra il cerchio e il cristallo che stiamo inserendo, in modo tale che non ci siano distanziamenti di filo. Vedete, il cristallo è ben attaccato alla base dei cerchi e
e tra i due cerchi, quello in lavorazione e quello già eseguito, non ci sono fili a distaccarli. Quindi primo doppio nodo, 2 e 5. Facciamo l'aggancio con il cerchio adiacente. Inseriamo la nostra navetta per completare l'aggancio. E mettiamo al suo posto il filo di lavorazione, il filo scorre, la manovra è stata eseguita correttamente. Facciamo la parte alta del cerchio. Primo doppio nodo, 1, 2 e 3. Pippiolino apicale. Secondo gruppo di 3 doppi nodi, 1, 2 e 3. Andiamo fino alla lavorazione quando è necessario. Ultimo pippiolino, quello laterale per l'aggancio del prossimo cerchio, primo doppio nodo, 1 e 5. Ora possiamo chiudere il cerchio. Aggiustiamo un pochino la lavorazione. Come vedete, abbiamo già il secondo cerchio attaccato al cristallo. Allora, dobbiamo fare ancora un altro cerchio, dopodiché sul cerchio che rimarrà frontale a quello dove abbiamo inserito il cristallo, faremo l'aggancio con la cappiolina che sta al di sotto dell'elemento decorativo per completare l'aggancio della perlina centrale. Ci rivediamo tra qualche minuto. Ecco, ho eseguito gli altri cerchi e ci troviamo in questa situazione. L'ultimo cerchio che ho fatto è quello frontale al cerchio sul quale è agganciato il cristallo, come vedete. Allora, questo è il momento di inserire la nostra cappiolina, quindi eliminiamo l'attache, prendiamo l'uncinetto. Lo inseriamo nella cappiolina che è al di sotto del cristallo e agganciamo il filo di lavorazione. Facciamoci passare la navetta e tiriamo il filo. Il cristallo è stato inserito. Adesso dobbiamo ricominciare a fare il prossimo cerchio. Nel modo consueto, e quindi produciamo un altro cerchio. Dopodiché, con l'ultimo cerchio, completiamo la chiusura della margherita e ci ritroviamo qua tra un pochino. A tra poco. Eccoci, andiamo a completare il nostro cerchio, la nostra margherita. Allora, iniziamo a fare l'ultimo cerchio con le modalità che abbiamo già visto. 5 doppi nodi. 1, 5. Facciamo l'aggancio al pippiolino strutturale. Inseriamo la nostra navetta per completare l'aggancio, risistemiamo il filo scorre, l'aggancio è completo. E facciamo la parte alta del cerchio con i 3 doppi nodi, un pippiolino 3 doppi nodi, 1, 2 e 3, pippiolino apicale. 3 doppi nodi, 1, 2 e 3. Adesso dobbiamo concludere l'ultimo aggancio utilizzando il pippiolino del primo cerchio eseguito. Facciamo come al solito la scorciatoia, pieghiamo il lavoro e avviciniamo. Prendiamo il filo di lavorazione attraverso l'uncinetto, tiriamo fuori la cappiolina, inseriamo la navetta e
e rimandiamo al suo posto il filo di lavorazione. Come vedete, il filo scorre e manca l'ultimo tratto, i 5 doppi nodi a conclusione dell'ultimo cerchio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ora uniamo le due estremità del cerchio, dell'ultimo cerchio, tiriamo bene il filo e stringiamo il cerchio. Apriamo la nostra margherita, sistemiamo un pochino il lavoro, andiamo a tagliare navette, sistemiamo un pochino e ecco il cerchio, la nostra margherita completa di cristallo centrale. Ok, allora vi annuncio il prossimo argomento. Questo. Nel prossimo tutorial andiamo a vedere come si forma il quartetto di berline che spesso si vede nelle lavorazioni di Chiacchierino nella gioielleria. Questo quartetto ha le tre diciamo perline apicali che sono inserite nei pippiolini ed è un discorso che abbiamo già visto, però la new entry, diciamo, la novità sta nel fatto che nella parte apicale del nostro cerchio c'è inserito tra i nodi una quarta perlina che assieme alle altre tre forma questo quartetto molto simpatico che spesso si vede a decorazione dei perimetri dei cerchi e degli archi. La vedremo la prossima volta e ci vediamo la prossima volta con questo argomento.